La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Ma quando la famiglia è criminale? Quando compie omicidi o ammazza un padre, la cui unica colpa è essere un uomo onesto? Mio padre stava chiudendo la serranda da una macchina, lo hanno chiamato. Mio padre, per sua natura, ve l'ho detto, era cordiale, era sorridente, si è avvicinato alla macchina, si è abbassato per vedere queste persone cosa volevano e gli hanno sparato da distanza ravvicinata con un fucile caricato a pallettoni e contro. Vai. E quando la famiglia accumula enormi ricchezze con droga, rifiuti tossici, decine di altre attività illegali e soprattutto si chiama 'ndrangheta? È difficile penetrare i segreti di quell'organizzazione, perché sono stabiliti di padre in figlio, con i fratelli, i nipoti, gli zii, i cugini, i cognati, cioè è una rete intricata di parentela delle famiglie naturali. La 'ndrangheta ricava annualmente 43 miliardi di euro. Il grosso viene dalla droga, ovviamente, dal traffico internazionale di stupefacenti. Secondo le stime più aggiornate si parla di 27 miliardi. La 'ndrangheta, oltre che ha un prodotto interno lordo che è simile a una finanziaria, riesce anche sul territorio a dare lavoro alle persone. C'è estorsione, c'è reinvestimento in centri commerciali, c'è reinvestimento nell'attività imprenditoriale del Movimento Terra e anche in altre attività imprenditoriali più raffinate. In una intercettazione della polizia, un 'ndranghetista dice all'altro di avere recuperato una valigia sepolta con 280 miliardi di lire. Il problema è che 5 o 6 miliardi sono marcite. Che fare? L'altro gli dice buttali via.